iniziamo questo breve incontro per quanto riguarda il discorso gestionale e dell'abbigliamento antartico che vi verrà assegnato per partecipare alla campagna antartica. E quindi vi spiego un attimo come deve essere gestito questo materiale, materiale che ha un valore consistente dal punto di vista economico, per cui ci tengo a illustrarvi bene un po' l'iter, anche se un po' noioso, per quanto riguarda la parte puramente appunto operativa, proprio per darvi le informazioni in modo che poi durante la campagna non abbiate dei dubbi o comunque dei problemi vari. Vi premetto che faremo un discorso legato proprio alla gestione, perché l'abbigliamento vero e proprio che vi verrà distribuito lo vediamo poi direttamente al magazzino vestiario di oggi pomeriggio, quindi vedrete un attimo quali sono gli articoli. Tecnicamente è materiale particolare, comunque certamente è materiale abbigliamento superiore all'abbigliamento che normalmente utilizzate per andare a sciare. È chiaro che comunque non esiste un capo di abbigliamento che da solo possa garantire la permanenza e l'uscita, per esempio, da Concordia durante Winter Over a meno 84. È chiaro che si utilizza sempre la solita soluzione di coprirsi a strati, a cipolla, solito discorso, quindi partiamo chiaramente da una maglieria a pelle, maglieria intima, termica, con delle caratteristiche particolari che possa asportare l'umidità creata dal sudore della persona, che riesca ad asportarla verso, portarla verso l'esterno. Un altro strato intermedio che riguarda invece un completo giacchetta e pantalone in paille di grammatura consistente per dare la massima termicità, quindi un po' ingombrante per certi aspetti, fino ad arrivare allo strato più esterno di colore rosso, dove c'è una giacca windstopper traspirante, impermeabile, con imbottitura interno in piuma staccabile. Quindi per quanto riguarda le spedizioni antartiche, non mi sentirete parlare di abbigliamento in Gore-Tex, nel senso che non abbiamo mai acquistato abbigliamento con questo tipo di lamina per l'Antartide, perché per l'Antartide la funzione principale è certamente di windstopper, lo strato esterno, perché il problema si ha molto freddo in presenza di vento anche a bassissime velocità, quindi a pochi nodi, quindi certamente la scelta principale sta un'ottima barriera windstopper, un'ottima traspirabilità e per ultimo l'impermeabilità. L'impermeabilità non mi interessa particolarmente, proprio perché ci possono essere precipitazioni nevose solitamente di scarsa entità, per cui se siete anche fuori a lavorare può essere che quando per esempio salite sull'elicottero può succedere che effettivamente si sciolga la neve che vi può essere rimasta sulle spalle, però non è un problema consistente. Discorso Gore-Tex invece lo trovate in certe calzature, certamente, perché la calzatura è giusto che abbia una protezione anche dall'acqua, sempre perché transitate in mezzo al ghiaccio e neve, quindi i piedi devono stare comunque all'asciutto, e in certi guanti lo trovate il Gore-Tex, altrimenti per l'abbigliamento non l'abbiamo mai utilizzato. Questo materiale appunto ha un certo valore economico, per cui è chiaro che viene gestito dalla persona, deve essere gestito con cura, anche perché come tutti i programmi antartici, per programmi che vanno in Antartide a lavorare, il materiale viene a un certo punto ricondizionato, trattato e ridistribuito, quindi troverete materiale che può essere nuovo quando vi distribuiamo questa attrezzatura, come potete trovare materiale usato, ricondizionato e trattato. Per cui appunto è un discorso vario, e quindi non è che ci siano delle ragioni particolari perché a qualcuno diamo quello ricondizionato, ad altri quello nuovo, è semplicemente una disponibilità di magazzino, cioè in base alla disponibilità capite che dovremmo avere
un magazzino vestiario con tutte le taglie di questo mondo che vadano bene a tutti quanti, nella quantità prevista dal gruppo di cui non sappiamo molto prima del vostro arrivo, e quindi lo proveremo e inizierete a vedere questi capi. Quindi è un discorso abbastanza complesso. Il materiale è studiato da tantissimi anni con la collaborazione di alcune aziende che ci hanno aiutato e seguito in tutti questi anni per interesse anche loro, proprio interesse e passione per il discorso antartico e per il fascino, comunque il discorso molto esclusivo che riguarda l'Antartide. Ci sono state modifiche apportate in tutti questi anni per cui ci hanno permesso di arrivare a dei capi innanzitutto funzionali e sicuramente comodi, che spesso ci invidiano anche i colleghi di altri programmi. Anche perché siamo giunti comunque a dei capi dove il trucco sta nel dare ottima termicità, le caratteristiche di cui vi parlavo prima, però con degli spessori più bassi possibili, perché altrimenti ci ritroviamo che dovremmo lavorare diventando comunque gli omini Michelin, per cui diventa estremamente poi difficile fare cose complesse. E comunque tenete conto che tutto il personale che partecipa alla campagna si trova a fare degli spostamenti, a lavorare, eccetera, in condizioni molto particolari, quindi si allontana molto dal discorso del settore sci, dove uno sale, prende lo ski lift, scende ed è a posto. Non possiamo neanche stare su capi di abbigliamento attillati, come prediligono i tecnici che vanno in montagna, alpinisti, guide alpine, gli incursori, eccetera. È chiaro che prediligono un abbigliamento attillato per non impigliarsi e per essere molto comodi in montagna. Noi dobbiamo stare su una via intermedia, né troppo ingombrante né troppo attillato, perché chiaramente dobbiamo poter lavorare sugli strati sottostanti. Quindi se stiamo su un fit slim, magro, eccetera, o comunque attillato, non possiamo poi avere la possibilità di incrementare gli strati al di sotto, quindi serve anche un po' di spazio per poter aumentare gli spessori sottostanti. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto delle differenze della dotazione. A parte usato, ricondizionato e nuovo, che vi ho spiegato dipende semplicemente dalle scorte al magazzino, il magazzino principale qui a Brasimone per quanto riguarda il vestiario. In questo lavoro io sono la referente della scelta e dell'approvvigionamento del materiale. E poi avete già un po' intravisto un altro collega che si chiama Fabiano, che mi aiuta nella gestione del magazzino specifico, è un nostro collega di Utah, e quindi Fabiano mi aiuta in questa parte. È una gestione abbastanza complessa, perché dal magazzino di vestiario presso Brasimone abbiamo chiaramente delle altre postazioni in giro per il mondo per poter rispondere a eventuali urgenze locali. Quindi c'è un sito di scorta vestiario abbastanza scarsa attualmente presso l'Antarctic Center, gli uffici che abbiamo in Nuova Zelanda, ed è gestito dai colleghi che si recano a lavorare e a fare il punto di ritrovo prima di andare in Antartide. Quindi abbiamo colleghi italiani miei che vanno lì e stazionano lì a gestire questo ufficio, e c'è appunto questa scorta di vestiario. Altra scorta di vestiario per emergenze si trova presso Mario Zucchelli Station, e un'altra parte si trova a Concordia. Ci tengo a precisare che questi punti sono punti ritenuti di emergenza, nel senso che viene smarrito un borsone di abbigliamento antartico di uno di voi durante il volo di trasferimento, perché qualcuno raramente ce l'ha al seguito il borsone, per una qualsiasi ragione, oppure viene smarrito all'interno di un container, non lo troviamo più, capite che a quel punto dobbiamo avere la possibilità, per far proseguire quella persona in campagna antartica, dobbiamo avere la possibilità di consegnargli almeno il corredo per fare il volo.
Il corredo per fare il volo, lo standard, viene distribuito a tutti, nel senso che tutti avrete come corredo base, avrete maglieria termica di colore blu, la riceverete tutti quanti, costituita da maglietta e da mutandone termico, riceverete tutti giacchetta di paille, pantalone in paille, che è lo strato intermedio, riceverete tutti il capo esterno, che può essere costituito da tuta imbottita intera oppure giacca e salopette staccate. Poi avrete berretto, guanti, occhiali e calzatura termica per volare. Parlo di calzatura termica, che vedrete sono scarponi ingombranti di produzione canadese, che sono testati per meno 100 oppure meno 74. In realtà non temperatura atmosferica esterna, semplicemente per stazionare su ghiaccio. La percezione del freddo che sale dai piedi, stando su ghiaccio, qualcuno di voi deve lavorare su ghiaccio, sul pack, deve andare sul ghiacciaio, eccetera, e quindi questi scarponi hanno un'ottima termicità e sono il top che c'è sul mercato internazionale, di produzione canadese, perché loro sono gli esperti. Sul mercato europeo nessun produttore arriva a articoli di questo tipo, quindi è una delle poche cose che acquisto sul mercato estero. Cerchiamo di prediligere il mercato italiano, anche se ahimè diventa sempre più difficile. Però le calzature non riusciamo, non hanno interesse a confezionare, perché il mercato è di nicchia ed è estremamente ridotto. Ecco, questa dotazione di base, cioè generale, che può andare bene per qualsiasi destinazione, va indossata in Nuova Zelanda per salire sull'aereo obbligatoriamente, perché nel caso di atterraggi di emergenza o nel caso, per esempio, di voli previsti atterrare su Mario Zucchelli Station, che è su zona deglaciata, può succedere che per maltempo e condizioni meteo repentinamente cambiate, la previsione era di recarsi e di atterrare a MZS, in realtà finite a McMurdo Station. Quindi le condizioni a McMurdo sono lievemente peggiori solitamente, e quindi dovete essere attrezzati con tutto quanto. Quindi passerete da una temperatura neozelandese, estate o primaverile neozelandese, passerete a temperature sotto lo zero, perché atterrerete in 6-7 ore in Antartide. Quindi dovete essere con l'abbigliamento che vi diamo noi. Durante il volo in aereo semplicemente vi togliete la giacca, vi eliminate qualche strato, oppure vi abbassate la tuta, e comunque è obbligatorio salire sull'aereo, sia americano che nostro Safair, sempre in abbigliamento antartico. È vietato salire senza questa attrezzatura. Le differenze di quantità di dotazione che vi daremo dipendono innanzitutto dalla destinazione finale in cui andrete a lavorare. È chiaro che allora, in questo gruppo di nave non c'è nessuno, perché il personale, quest'anno non abbiamo la nave prevista, l'abbiamo un anno sì, un anno no. Allora, è chiaro che nave italica o qualsiasi nave, alla fine si lavora. Chi va a fare campagna oceanografica, personale nostro o noi che andiamo a bordo a lavorare, tenete conto che in nave, visto che comunque si andrebbe in stagione avanzata, si arriva a lavorare anche a 0 gradi. Per cui capite che personale previsto andare a bordo della nave a lavorare, a parte la dotazione speciale che si trova a bordo, che sono giacche oceaniche, tute oceaniche, guanti, neoprene, eccetera, che è una dotazione speciale, l'abbigliamento esterno effettivamente devo dire che si usa anche poco, perché abbiamo trovato, non dico caldo, ma meno freddo, perché a 0 gradi in Antartide, con umidità relativa molto bassa, è veramente gradevole stare a 0 gradi. Quindi il personale di nave ha un certo quantitativo di capi, mentre a salire, chi va a fare winter over come Marcus, è chiaro che avrà una dotazione molto ampia e arriva ad essere circa, in due borsoni, circa 25 kg di dotazione per chi va a fare il winter over. E poi ci sono situazioni intermedie, ricercatori che vanno a lavorare ad home sea.
Quindi anche questi ricercatori avranno una quantità intermedia fra il winter rover e la nave. Altro personale molto esposto per informazione è il personale che va a fare traverse. Il personale italiano che guida durante nel percorso per raggiungere Concordia a bordo di questi mezzi, o Caterpillar forniti dai francesi o i nostri Piston Bully della Casbore, è personale che comunque è altamente esposto alle condizioni meteo, perché deve fare 1100 km in 11 giorni. È chiaro che alla sera si deve fermare a rifornire i mezzi, ci possono essere dei guasti, dovessi sdraiare sul ghiaccio e dover intervenire sul mezzo. Quindi, tornando ai discorsi precedenti, non è il solito discorso di andare a sciare, quindi il nostro personale deve lavorare, i meccanici sono fortemente esposti a sporcarsi, a macchiarsi, a intervenire al freddo sui mezzi, e quindi per esempio nel caso dei meccanici, dell'autoparco, comunque dei mezzi da neve, eccetera, è prevista anche una tuta imbottita di colore grigio, semplicemente per mascherare di più lo sporco, che daremo a chi ha questa funzione di meccanico. Quindi capite che oltre alla destinazione finale che dovrete raggiungere per lavorare, nella quantità di dotazione e nella specificità dei casi, anche il ruolo professionale detta delle differenze fra di voi. Quindi non guardate il compagno di stanza che cosa gli è stato dato, perché cambia anche in base al ruolo che uno va a ricoprire. Abbiamo il personale che deve gestire i carburanti presso Mare Zuccalli Station, che fa un lavoro molto sporco, fuori al freddo, anche se c'è vento deve comunque rifornire i mezzi, deve comunque rifornire gli elicotteri, gli aerei, quindi sono operazioni che vanno fatte anche sul PAC, sugli aerei, quindi è personale che deve essere coperto per motivi di sicurezza e per non incappare in inizi di congelamento. Altre differenze riguardano il personale che deve andare a vivere a campi remoti, fra di voi siete in diversi, scusate, quindi questo personale deve avere a disposizione un suo corredo per situazioni esposte. In più, presso Mare Zuccalli Station, le guide alpine, adesso avete conosciuto anche Massimo, che sarà presente in campagna quest'anno, gestiscono del materiale particolare. È il collega di Paolo Bruzzi, che forse vi ha parlato, c'è un altro suo collega vestito simile. Ecco, e Massimo sarà il senior della campagna come guida alpina della Twin. Loro gestiscono un magazzino di materiale da campo, quindi materiale per allestire i campi remoti, quindi tende, eccetera, in più della dotazione che chi è previsto andare ai campi remoti o deve fare uscite giornaliere si deve rivolgere alle guide, che se sono sempre comunque i rappresentanti della sicurezza in campo insieme agli incursori, sono questi specialisti che vi dicono per uscire per la vostra attività che cosa serve. Quindi lì a Mare Zuccalli Station è presente una giacenza, per esempio, di piccozze, ramponi, zaini specifici, materiale necessario per uscire, quindi le moffole, passamontagna, insomma, e quindi dovete uscire con ciò che vi viene indicato dagli esperti di sicurezza per attività esterne. Quindi capite che è un'organizzazione abbastanza complessa, proprio perché c'è un quantitativo molto ampio di articoli a disposizione, che però deve essere differenziato per tagli di calzature, per tagli di abbigliamento, quindi è abbastanza complesso. Se avete domande, preferisco che vi fermiate, poi riprendiamo, insomma, se c'è qualcosa di particolare. Io avrei una domanda. Sì, dimmi. Le persone che vanno in basi straniere invece sono vestite qui o? Allora, sì, tu sarai vestito qua, la differenza è un po' una scomodità per te, nel senso che non riesco a darti supporto e quindi il borsone ti verrà recapitato e dovrai portarlo al seguito con la collaborazione di Gamberini, che sabato vi parlerà della biglietteria aerea. Ti dovrà procurare un extra bagaglio come possibilità, e quindi a quel punto, a differenza di quasi tutti gli altri che vanno in direzione Nuova Zelanda, a cui posso dare supporto, nel tuo caso dovrai avere la tua valigia personale, il bagaglio a mano e anche il borsone antartico.
Quindi ne parleremo da oggi, insomma, da oggi chi farà la vestizione nei prossimi giorni, ne parliamo direttamente per capire anche che condizioni atmosferiche troverai, quello che tu sai relativo al sito in cui andrai a lavorare. Quindi è importante sapere, perché per esempio abbiamo personale scientifico che si reca nella zona della penisola antartica e lì l'abbigliamento, ecco, lì effettivamente servirebbe in gore, perché vanno d'estate e c'è presenza di acqua, di melma, eccetera. Quindi sono temperature estremamente accettabili, molto buone, però hanno all'opposto delle nostre zone intorno al mare di Ross, loro hanno il problema dell'acqua d'estate. Quindi anche loro, dato che non ho appoggi in Cile, in Cile a Punta Arenas eccetera, a quel punto la logistica per quanto riguarda l'abbigliamento o va via con la tua strumentazione, se ne hai, oppure devi portartelo a seguito in aereo di linea. Quindi c'è anche questa differenza con la destinazione finale, insomma. Quindi daremo un'occhiata appunto all'abbigliamento. Vi posso anticipare che il lavoro specifico da oggi pomeriggio lo inizieremo a fare per il personale che è titolare ad andare via in questo momento, è suscettibile di variazioni, perché può succedere qualsiasi cosa, che qualcuno, finché non è sull'aereo in partenza, può succedere che qualcuno debba rinunciare, oppure c'è il famoso discorso dell'idoneità finale di sabato e di quest'altro sabato 13. Comunque prepareremo l'abbigliamento per chi attualmente è previsto partire, però vi prego di considerare il fatto che la situazione della pianificazione di chi parte è sempre in alto mare, specialmente per noi è presto definire, noi ci lavoreremo fino al giorno in cui partite sostanzialmente. Io non mi occupo di selezione personale perché mi occupo di altre cose, però ripeto, non è una situazione chiaramente fissa, è una situazione in continua modifica, per cui anche chi verrà, gli dovrò dire no, in questo momento non ti vesto perché dobbiamo vedere un attimo come vanno le cose, i risulti in riserva, non deve comunque abbassare le armi, perché può succedere che poi venga chiamato tutti gli effetti a partire. Ci sono spesso in questo discorso di elenco di pianificazione, ci sono comunque delle evoluzioni continue, può dipendere per i militari da quello che hanno, da quello che hanno definito per quel cognome, se per caso preferiscono che quest'anno già partecipi, oppure il comando potrebbe dire ok, preparatelo, poi vediamo per il prossimo anno, perché hanno dei progetti che noi non siamo tenuti a conoscere per un'attività imminente per quella persona, però lo lasciano preparare, poi eventualmente li mandano il prossimo anno. Quindi ci sono anche dei responsabili di servizi Enea che preferiscono preparare ora e poi eventualmente tenerli pronti per un altro anno. In questa situazione Moreno, il nostro collega di Brasimone, si è aggiunto ieri in fretta e furia, quindi l'accordo è che quest'anno si prepara con i corsi, poi vediamo, comunque può anche capitare che Moreno debba partire. Insomma, adesso vediamo. Scusa, un attimino. Quindi proseguiamo su questo argomento e quindi vi ricordo, ecco, che da oggi facciamo questa attività in modo che iniziamo a definire il materiale da preparare. Ecco, ci saranno persone che riceveranno la dotazione di abbigliamento direttamente in Nuova Zelanda, ed siete la maggioranza, perché stiamo approntando, noi abbiamo due tipologie di vettore dall'Italia alla Nuova Zelanda, abbiamo navi commerciali che alcune sono già salpate, un'altra deve salpare a giorni, quindi questo è semplicemente una differenza pratica e logistica che riguarda noi, perché alcuni borsoni riusciremo a inserirli in questa nave commerciale, quindi con un trasferimento chiaramente meno oneroso, e invece il personale previsto per i primi periodi a Mario Zucchelli Station
e anche l'apertura di Domsì devo fare poi preparare delle palette per cargo aereo perché non ce la facciamo più. C'è sempre questo grosso problema dell'impegno di trasferimento via mare del materiale che è sempre un impegno di circa 50 giorni di fra navigazione e sdoganamento in Nuova Zelanda. Quindi questo ci crea grandissime difficoltà e ci obbliga spesso a fare del cargo aereo dall'Italia alla Nuova Zelanda. Comunque questo non vi riguarda. Nel 95% dei casi cerchiamo di farvi arrivare il borsone direttamente in Nuova Zelanda, scendete dal volo civile che vi fa arrivare a Christchurch, dopodiché i miei colleghi presenti distribuiranno questo materiale, linea di massima arrivate e atterrate il giorno precedente al trasferimento dalla Nuova Zelanda all'Antartide, quindi solitamente è previsto un pernotto in città e poi la mattina dopo presto si fa il check-in presso l'aeroporto di Christchurch, cioè il settore dei voli verso l'Antartide. Quindi in linea di massima pochissimi avranno il borsone a seguito perché cerchiamo di organizzarci in questo modo. Il materiale va gestito con cura, va sistemato bene. Durante la campagna lo usate, c'è la possibilità chiaramente di lavare e asciugare la merce, è tutto materiale che può andare in lavatrice. Compreso l'abbigliamento rosso esterno a temperature di 40 gradi, eccetera. I meccanici invece avranno a disposizione quell'altra tuta che può essere lavata più pesantemente, asciugatrici. Per quanto riguarda le lavatrici, fate attenzione al quantitativo di detersivo, sembra una cosa banale, però abbiamo difficoltà perché a MZS usate acqua di mare dissalata, quindi acqua dolce che ha poco potere risciacquante. Diventa anche problematico per la salute se esagerate con i detersivi perché poi il risciacquo non è sufficiente e vi crea problemi poi alla cute e abbiamo avuto casi di eritemi, quindi non esagerate, il detersivo va usato, ne va usato pochissimo perché tanto sono capi che al massimo hanno problemi di polvere, di sudore, eccetera. Poi c'è l'asciugatrice che potete utilizzare. Dovete utilizzare perché non c'è altro mezzo. A Concordia Domsì l'acqua è sempre acqua di provenienza acqua dolce, ghiaccio sciolto nel fondoir, per cui anche lì il potere sciacquante è veramente scarso, quindi fate attenzione a questi aspetti. Per quanto riguarda la fine della campagna, a parte il collega che va a Signy, il collega che va alla base, non mi ricordo il tuo cognome, scusa, Colucci. Colucci. A parte Colucci, che dovrà riportarsi indietro con la strumentazione oppure a seguito il borsone, per tutti voi il borsone viene lasciato dove terminate la campagna. Quindi chi viaggerà sulla nave coreana potrà lavare la merce perché durante l'avvicinamento a Nuova Zelanda non vi serve più perché vi state avvicinando a temperature normali. Il materiale va comunque lavato, asciugato correttamente, molto asciugato, perché tenete conto che arriverà a Ravenna sicuramente intorno a aprile, non prima, quindi sarà in giro, in viaggio tantissimi mesi. Se non è asciugato bene, dopo il materiale deve andare via. Quindi va sistemato bene il borsone con cura, perché arriverà a Ravenna e verrà riportato a Brasimone e verrà conservato qui fino a una vostra futura partecipazione. Quindi, come avete lasciato il borsone in campo a fine campagna, verrà lasciato in base o comunque in Nuova Zelanda, come lo lasciate lo ritroverete una volta che ripartirete. Noi non lo riapriamo. Quindi, se è stato messo via male, se avete tolto delle cose, noi non lo sappiamo. Quindi le cose non si tolgono perché sono patrimonio del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide e quindi il borsone così com'è ve lo rispediamo in Nuova Zelanda. Questo dà il vantaggio di non inviarlo ai vostri istituti perché ha dei costi. In più, quando noi ci ritroviamo a fare il carico e la preparazione dei primi container, e parliamo sempre di fine luglio, i primi di agosto,
avevamo il problema che tutti erano in ferie, non trovavamo nessuno, eccetera, quindi il materiale è fermo qui, da qui ci preoccupiamo di organizzare e di preparare i container per la Nuova Zelanda. Quindi il materiale sosta qua, rimarrà qui in attesa di una nuova partecipazione. Se non ci saranno nell'arco di 4-5 anni degli impegni rapidi, immediati, in questi 4-5 anni, a un certo punto viene disfatto quel borsone, scaricato dalla vostra posizione in banca dati e rimesso dopo un ricondizionato, dopo essere ricondizionato e lavato, viene rimesso nel circuito del magazzino. Quindi nessuno avrà al seguito, avrà a casa o in istituto il borsone. Quindi altre cose, direi che sostanzialmente sul discorso di Concordia e DOMSI, per quanto riguarda la gestione dei prodotti, cioè saponi, shampoo, cose di questo genere, non utilizzate cose vostre, perché comunque a DOMSI e Concordia sono presenti questi prodotti, perché sono curati e approvvigionati dal programma francese, in quanto il depuratore è gestito ed è stato progettato e costruito da loro, viene gestito dai colleghi francesi, per cui è un equilibrio molto sensibile ai prodotti chimici, per cui questi prodotti li trovate direttamente a DOMSI. Per cui dovete portarvi, sì, dentifricio, piccole cose, però altrimenti nelle docce è previsto il prodotto giusto per il depuratore presente a DOMSI. Dunque, domande? Sì, non so se ci sono dei suggerimenti.